Oggi è un giorno che nella vita della Chiesa è particolare, come anche un po' domani. Gli unici giorni in cui non si celebra la Santa Messa. Oggi è il Venerdì Santo. E oggi torniamo al cammino che abbiamo fatto lunedì, martedì e mercoledì, insieme al profeta Isaia nella sua seconda parte. Ecco, oggi guardiamo queste altre parole che descrivono il Signore Gesù in maniera davvero impressionante, tanto che c'era quell'eunuco a un certo punto negli Atti degli Apostoli che leggendo queste parole rimase colpito e quando gli apparve Filippo all'improvviso, così mandato dallo Spirito Santo, gli chiese: "Ma di chi parlano queste parole?" Le puoi ascoltare nella prima lettura della celebrazione della Passione del Signore di oggi, oppure puoi andarle a leggere tu, leggerle insieme a quelli della tua famiglia, gli amici che vivono con te. Si trova nel libro del profeta Isaia, al capitolo 52, la fine dal versetto 13, fino a tutto il capitolo 53, fino al versetto 12. Ed è davvero una descrizione straordinaria della passione del Signore Gesù, scritta secoli prima che avvenisse. Ma al di là di questo aspetto, voglio che tu riflettessi un po' soltanto su un paio di cose che dice questo brano. La prima è che non è bello il servo del Signore, ma anzi non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, come sarà Gesù sulla croce. Eppure questa croce è la cosa più bella di tutto il creato. Nulla è più bello del Signore Gesù crocifisso, perché in questa distruzione del corpo del Signore si trova la bellezza estrema. Si svela la potenza del suo amore e lo splendore dunque della sua gloria. Questa è la vera bellezza, non quella che possiamo dire così troviamo soltanto nei nostri volti, ma qui in questo volto, soprattutto quando crocifisso viene sfigurato e potremmo dire così in qualche modo fa uscire ciò che c'è dentro, la ricchezza della forza dell'amore. E c'è un'altra cosa che vorrei che riflettessimo insieme. Egli offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. E quando oggi ascolteremo la passione nel Vangelo di San Giovanni, possiamo fare attenzione a come San Giovanni fa vedere che Gesù è il regista di ogni cosa. Dice San Giovanni nel capitolo 10 che è lui che dona la vita, lui ha la forza di donare la vita e di riprenderla di nuovo, non altri gliela tolgono. È il Signore Gesù nella sua passione che offre la sua vita ed è questo ciò che è straordinario. In Matteo abbiamo visto che è il Padre che dona il Figlio. Qui è il Signore Gesù che dona se stesso nella passione e nella sua morte. Soffre per noi, lotta fino alla fine per liberare la nostra vita dall'oscurità dell'ignoranza, dalla corruzione del peccato, dalla distruzione e dalla dissoluzione della morte. Egli dona tutto se stesso per noi. Non ha paura di nulla, ma anzi, tutto affronta con la sua forza. Cosa possiamo fare noi di fronte a questo suo dono, se non amare, adorare, contemplare? Oggi dunque ti invito a fare una cosa nel tuo angolo di preghiera. Trova una croce, un crocifisso, una piccola immagine, oppure puoi costruirla anche tu mettendo insieme due pezzi di legno e annodandoli insieme e creando poi magari una piccola base. Ma prendi una croce e mettiti in silenzio, anche solo 10 minuti davanti a essa. Puoi farlo da solo, da sola, puoi farlo insieme ad altri. Vivi però un momento di adorazione della croce, che è il luogo dove questo servo obbediente del Padre dona tutto se stesso, il luogo dove si svolge la lotta finale, per cui tutto ciò che è male nella nostra vita e nella vita del mondo viene vinto e sconfitto. È il luogo anche dove si manifesta l'amore eterno ed onnipotente della Trinità per tutto il genere umano, anche per me, anche per te, per tutte le persone che lo attendono, che desiderano conoscere la bellezza, la verità, la bontà. Questo non è solo il giorno del pianto su Gesù morto,
ma è soprattutto il giorno della contemplazione della croce splendente del Signore Gesù. Adora questa croce, scopri in questo momento di adorazione la bellezza dell'amore di Dio per te.